Siamo qui per avviare un'associazione, Coordinamento 2050, civico, ecologista, di sinistra, per portare avanti insieme al Movimento 5 Stelle le battaglie fondamentali per la giustizia sociale, per il lavoro, per l'ambiente e soprattutto per la pace. Quindi inizia un percorso oggi. Ma aspetto che innanzitutto questo governo non sia totalmente subalterno all'agenda di Bruxelles o all'agenda NATO, perché se questa guerra non finisce le difficoltà economiche e sociali non si riescono a risolvere. Quindi mi aspetto un governo che abbia un'autonomia su questioni fondamentali. Certamente noi dentro e fuori il Parlamento metteremo al centro le esigenze fondamentali delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, a cominciare dalle bollette. Nel momento in cui parte il governo Meloni, che è il governo più a destra della storia della Repubblica, noi da qui proviamo a ripartire per costruire un'alternativa progressista, ecologista e di sinistra, e con intorno a Giuseppe Conte e in rapporto stretto con i 5 Stelle. E sono gli unici che in campagna elettorale hanno lavorato seriamente sui temi sociali ed ecologici, e l'alternativa a questo governo di destra per il Paese può ripartire soltanto in questo modo.